Vediamo in questo video perché gli empatici lottano per attirare l'amore. Prima però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e veniamo al tema. Perché gli empatici lottano per attirare l'amore? Allora, in questo video ti mostrerò perché gli empatici lottano per attirare l'amore e ti mostrerò come gli empatici possono trasformare completamente quell'energia, per avere la capacità di attrarre, energia magnetica dall'interno verso l'esterno. Così smettono di utilizzarla per sabotare se stessi. Perché? Il problema degli empatici è che non devono essere bisognosi. Comunque, dobbiamo tenere presente che una persona empatica ha sicuramente delle grandi qualità, la capacità di percepire le emozioni degli altri, la capacità di entrare in contatto profondo con le altre persone, però deve utilizzare al meglio questa sua capacità senza diventare bisognoso d'amore, perché il problema dell'empatico è che lotta per attirare l'amore, e questo è il problema. E lottare per attirare l'amore vuol dire essere bisognosi di amore. Gli empatici sono molto sensibili, possono sentire le emozioni, possono sentire l'energia degli altri e devono utilizzare questa capacità che loro hanno nel modo migliore per diventare attraenti, per farla diventare energia magnetica. Ora, cerchiamo di capire prima di tutto perché una persona empatica, che cosa significa essere un empatico, che in realtà, come dire, anziché attrarre l'amore, col suo comportamento respinge di fatto l'amore. L'empatico è una persona che è sensibile, che può sentire le emozioni, che può sentire le energie delle altre persone, sono molto in sintonia con gli altri, con il loro ambiente e hanno una sorta di sensitività che gli permette di capire cosa sta succedendo. Ora, questo fa sì che l'empatico si sintonizzi con le altre persone, però troppo spesso, e questo sintonizzarsi fa sì che perda il suo centro di gravità. E si sintonizzi col centro di gravità, diciamo così, degli altri. Quindi, significa che a un certo livello ti stai abbandonando per soddisfare i bisogni di qualcun altro. Quindi abbandoni te stesso per ottenere l'approvazione degli altri. Abbandoni te stesso per attirare l'amore degli altri. Perché la tua sensibilità ovviamente ti fa capire che l'amore è la cosa più importante che tu puoi sviluppare e quindi devi imparare a gestirlo. Ora, la cosa peggiore che puoi fare è proprio quella di abbandonare te stesso o te stessa, non devi assolutamente farlo. È la sfida che devi intraprendere, è la sfida che devi vincere. Quindi mantenere la capacità di essere empatici è fondamentale, ma utilizzare l'energia in modo diverso. Quindi, cerca di utilizzare questa energia per raggiungere le cose, il tuo desiderio profondo. L'empatico può avere successo, può smettere di entrare in questo stato in cui è bisognoso d'amore se riesce a riconoscere il suo desiderio profondo e se riesce a capire che questo desiderio profondo non dipende dagli altri, cioè l'amore non va combattuto, cioè non bisogna combattere per amore, non bisogna elemosinare amore. Bisogna attrarre. Se vuoi attrarre le farfalle, non devi cercare di corrergli dietro, ma devi semplicemente diventare un bel giardino. Quindi l'empatico, che ha tutte queste capacità, deve utilizzare questa energia anziché per dedicarla totalmente agli altri, dedicarla anche a se stesso per sviluppare autostima, in modo tale che tu puoi soddisfare i tuoi desideri, chiamiamoli anche bisogni. Ma questo soddisfacimento deve partire
da te, non deve dipendere da qualcun altro. Qualunque cosa desideriamo, dobbiamo imparare a ottenerla attraendola. Questo è fondamentale. Quindi, se desideri la convalida o l'affermazione degli altri, devi imparare che questa convalida e questa affermazione che vai a cercare negli altri ti porterà nel baratro. La vera felicità è dentro di te e tu hai la sensibilità per capirlo, quindi smetti di abbandonare te stesso, tra virgolette, inizia a coccolare te stesso, inizia te stessa, inizia a darti delle energie, inizia a darti della forza e vedrai che le cose cambieranno. Nel momento in cui tu prenderai coscienza di questo, riuscirai ad attrarre veramente persone importanti nella tua vita. Persone che ti potranno dare veramente molto e tu potrai avere la capacità di gestire al meglio la tua vita, perché altrimenti attrarrai le persone sbagliate. Uno dei motivi per cui l'empatico, ad esempio, attrae i narcisisti, l'empatico che non ha sviluppato autostima, che teniamo presente, questa è la cosa diversa, è che il narcisista, anche se ha una struttura basata sull'insicurezza, è una struttura comunque che appare forte, quindi appare condizionante. Quindi l'empatico, che è concentrato sugli altri, non ha imparato a sviluppare autostima, si aggancia alle persone condizionanti. C'è qualcosa in questo che li attrae e vanno alla ricerca di figure dominanti, di figure che possano condizionare. Chi meglio del narcisista può condizionare. Quindi l'empatico ha questa caratteristica e non devi attrarre narcisisti per espiare chissà quale colpa. Devi iniziare a dare tutta questa energia che tu hai a te stesso. Anziché darla agli altri, fai un atto, potremmo definire, di sano egoismo, darla a te stesso. Ma d'altra parte, se non ami te stesso, non potrai mai amare nessun altro. E in questo modo ti concentrerai su di te, ti concentrerai sulle cose che ti piacciono, lascerai un po' perdere gli altri, anzi, utilizzerai le cose che riesci a vedere nelle altre persone per amplificarle, amplificare i turbamenti. In questo modo riuscirai a diventare molto più seduttiva, molto più seduttivo e soprattutto smetterai di attrarre le persone sbagliate, perché anche un empatico, nel momento in cui si rende conto che sta per attrarre o che ha attratto ancora peggio un narcisista, diciamo, si sgancia da questa persona e lo manda a stendere, fondamentalmente. Il mandarla a stendere, tra l'altro, innesca un ciclo virtuoso che ti consentirà di sviluppare maggiormente la tua autostima, la tua forza interiore e quindi non dovrai più lottare per attrarre l'amore, per attirare l'amore lo attirerai naturalmente. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok. Ti ricordo inoltre di iscriverti al canale. Iscrivendoti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino alla tastina iscriviti. Ciao a tutti!